penso ad una cosa, portate in aula una delibera di questo genere, è stato detto vuota, eccetera, eccetera, ma ancora dopo un anno e mezzo una discussione seria su il futuro di AIM non è stata fatta. Allora io mi chiedo questo, cioè stiamo portando una deliberetta, una delibera di indirizzo su una parte di AIM su valore città e non sappiamo ancora nulla sul piano industriale, sulle strategie che AIM e questa amministrazione hanno intenzione di mettere in atto. E questo è il vero tema. Non possiamo ragionare su valore città, su queste scelte, se non sappiamo neanche che cosa farà AIM. C'è stato detto prima, e si sta parlando da anni, di questa fusione con GSM, poi abbiamo parlato e sembrava fatta con Ascopiave, adesso si parla di nuovo, adesso si parla anzi nuovamente di A2A, non ne sappiamo più nulla, questo è incredibile. E io non capisco anche come la maggioranza stia a guardare e non chieda invece delucidazioni rispetto a questo, perché qua c'è un tema politico innanzitutto. Poi cosa volete? Il gruppo di lavoro dirigenziale su questo piano di fattibilità che cosa dirà? Dirà che bisognerà andare a procedere, bisognerà andare avanti, non ci sono dubbi su questo. Ma mi pongo anche questa domanda, io vedo e saluto anche Carlo Rigon, l'amministratore di Valore Città, ma dov'è la dirigenza su temi che la riguardano? Dov'è l'amministratore unico mediante? Doveva essere qua, secondo me, in aula ad ascoltare questa cosa. Io, entrando sul merito dei temi, poi da un punto di vista, diciamo, strategico e industriale, io sono convinto che rientro in ausa impedirà a Valore Città di crescere e procedere con il riposizionamento sul mercato che ne ha caratterizzato gli ultimi anni di attività e vincolerà la società ad un unico committente, le cui capacità economico-finanziarie sono molto limitate. L'attività di Valore Città sarà limitata a servizi per il Comune di Vicenza, con il rischio che eventuali criticità e vincoli di bilancio propri di questo ente locale possano riflettersi e penalizzare la stessa Valore Città. La pluralità e la diversificazione delle controparti è un valore che con l'in-house, secondo me, si perderà. Il rientro in house di Valore Città comporterà una forte limitazione nella flessibilità economico-finanziaria della società. Ciò che in questi anni ha consentito il graduale riposizionamento di Valore Città, processo portato avanti sempre guardando la massima garanzia dei lavoratori e dei posti di lavoro, senza tensioni o criticità economico-finanziarie, è proprio l'appartenenza a un gruppo societario finanziariamente solido come AIM, e noi non sapremo come cosa AIM farà in futuro. Questo ha permesso a Valore Città di potersi muovere nel mercato sfruttando l'ombrello appunto economico-finanziario del gruppo, agevolando la partecipazione e l'aggiudicazione di gare e procedure competitive. Ecco, io non credo, forse può essere che nel breve periodo il ritorno in house magari tutelerà anche questi posti di lavoro, ma non pensiate che nel medio e lungo periodo succederà così. Io penso che questa potrebbe essere addirittura una sciagura. Grazie.